Amici, il video di oggi, che tra l'altro mi è stato suggerito da uno di voi, e se trovo il commento lo inserisco, è tipo un commento vecchissimo, quindi ci metterò un casino a trovarlo, riguarda appunto, come avrete letto dal titolo, di Akinator, ovvero quel piccolo genio che deve indovinare la persona a cui sto pensando, in un modo che non ho idea come, ma lo deve fare. Quindi oggi andiamo a cercare me medesimo, e quindi potrebbe essere o una vittoria schiacciante perché Akinator non ci trova, o una sconfitta totale perché legge nella mia mente, sarebbe anche inquietante. Speriamo di no, ma iniziamo, potrebbe durare molto poco, o molto tanto, non esiste molto tanto, vabbè iniziamo, stiamo perdendo tempo. Molto tanto, beh bastava dire tanto. Benvenuti su Akinator, non ci salivo da un cifro, anzi mi sa che da PC non ci sono neanche mai salito e la grafica vedo che è migliorata. Ciao, mi chiamo Akinator, penso a un personaggio reale immaginario, proverò a indovinarlo. Ok, quindi ovviamente penso a me, non so se mi conosce, non so se i suoi dati intersecheranno la mia mente in... cosa sto dicendo, ma iniziamo. Allora, personaggio, ok, potrei selezionare animale, ma sarebbe un po' imbarazzante. Il tuo personaggio è italiano? Sì. Allora, ovviamente c'è sì, no, non lo so, probabilmente no. Cioè, dato che io mi conosco, metterò praticamente sempre sì e no. Il tuo personaggio è femmina? No. È uno youtuber? Sì, diciamo di sì. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Yes. Aiuta un supereroe? No, ma vorrei tanto farlo. Ama gli unicorni? Ok, domanda... cioè questa domanda significa tutto e niente. Ama gli unicorni? No. È un videomaker? Cioè per conto mio, quindi diciamo probabilmente. Metterò praticamente sempre sì e no. Oh, 2 secondi fa ho detto metterò sempre sì e no. Già messo un probabilmente alla 7ª domanda. Fa video con la sua fidanzata? Nope. Ha giocato nell'Inter? Nope. È famoso grazie a Minecraft? Famoso Minecraft. Sì, facciamo di sì. Vive sulla terra? Credo proprio di sì. Si è mai fatto vedere in faccia? Sì. Non faccio parte dei mates? Oh, forse sì. No. Oh, forse. No, mettiamo di no, per ora. Il tuo personaggio ha a che fare con i gabbiani? Assolutamente no. Ok. Ha a che fare con FabiJ? Nope. Ha la barba? Yep. Ha giocato in una squadra olandese? Non credo proprio. Ora voglio sapere lo youtuber che ha giocato in una squadra olandese. Cioè, voglio saperlo subito. Subito. Hai capelli rosa? No. Ma sapete che volevo farmi i capelli bianchi? Così, giusto per, boh, per variare. E il suo personaggio canto Wake Up, eh? No, non so cosa sia Wake Up. È una papera. Ma come, Akinator, piano con gli insulti, perché qui ho capito che magari c'è un po' la... però, no, eh? Il nome del tuo personaggio inizia con la M. Attenzione. Attenzione. Intende nome su YouTube? Beh, sì, per forza, su YouTube. Quindi ti direi sì. E ci stiamo avvicinando. È una chiave. No, è grande, che grande, cosa vuol dire grande ciccione, grande 100 anni, grande... Probabilmente. Porta gli occhiali, sì, attenzione, attenzione Akinator. No, non sono del Molise, anche perché sappiamo tutti che il Molise non esiste. Ora mi dite chi è Metal Mavio Mario Bimbo Bonzo. YouTuber amico di Lion, lo vado a cercare. Metal Mavio. Oddio, ma c'ha 370.000 iscritti. Benvenuti, bonze bonze. Dopo... ok, no. Continuare? Sì. Allora, Akinator, facevi tanto il figo con gli altri, cos'è che con me non... Akinator? Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? Ancora? No. Oh, ce l'hai con la mia ragazza. Il tuo personaggio gira video su FIFA? Ne ho fatti tipo 3. No, dai, diciamo di no. Fa parte di un gruppo non su YouTube. Non vivo in Sicilia. Non indosso praticamente mai cappello. Ha raggiunto più di 1 milione di iscritti. Mi piacerebbe dire di sì, però dobbiamo cacciare il no tattico. Amo questa domanda di Minecraft, sì. Allora, il tuo personaggio ha mai girato video con un altro YouTuber? Uno, circa. Poi magari pensa strano. Probabilmente. Sì, perché ne ho fatto uno, però non era insieme. Cioè, io facevo il mio. Vabbè, quello di The Last of Us, che vi invito ad andare a vedere. Devastante. E probabilmente ci faremo anche la serie su The Last of Us, ma stiamo divagando. Ha a che fare con Herobrine? No. Gira video su Minecraft? Per la seconda volta ti dico di sì. Indossa la maglia della Juve? Assolutamente no. Il tuo personaggio fa giochi horror? Non sono FabiJ. È morto per un attacco? Ma come? Akinator, cretino, no, sono ancora vivo. Chi è che è morto per un attacco epilettico? Il tuo personaggio ha partecipato al video di una canzone di Grappiponte? No, credo sia stato tipo Surri, quello lì, non lo so. Canta Periferia? Ma cerchiamo che canzone è Periferia, dai, okay. Facciamo anche questo sforzo. Ora, Akinator, perché mi devi mettere queste canzoni Periferia di Babaman? Cosa? Nella periferia della mia città.
Prossima domanda. Il tuo personaggio è un amico pollo? No, però nel mio server Discord c'è questo meme del pollo che vi invito ad entrare nel mio server Discord perché ignoranza totale, per ora metterei no, ma voi entrate nel mio server Discord. Fa parte della serie di The Sims, di Che Noia con la K, bello truxo? Direi di nope. È de Roma, no, non so de Roma. Dai, cioè, ma hai detto tutta l'Italia tranne due regioni. Il tuo personaggio ha come migliori amici dei draghi? No, ma quanto sarebbe bello, cioè, tipo te lo porti qui sulla spallettina così. Cosa hai fatto oggi? Ah, io ho studiato, io ho addomesticato un drago, cosa? Hai i capelli biondi? Sì, attenzione, quindi sai che c'ho gli occhiali, ho i capelli biondi, non vivo in Trentino. E boh, faccio video di Minecraft. Per forza, sono l'unico che fa ste cose. Ha pubblicato video sugli slime? Nope. Tu e il tuo personaggio siete amici? Sì, perché sono io. Ok, le domande iniziano a farsi strane. Guarda che mette tipo il tuo sosia. No, facciamo di no. Generico, c'è la genericità di questa cosa fuori di testa. No, un tuo amico. Ha più di 17 anni? Sì. Un tuo amico. Il tuo personaggio è... No, oddio. Sì, ecco, stavo per dire di il Nord Italia. Ha più di 30 anni? Nope. No. Sì, dai il tuo sosia. Dai, so che vuole dire il tuo sosia. Sì, ho più di 19 anni, è legato? No. Il tuo personaggio è fidanzato? Sì. Ha un canale YouTube di... Sì. Ma se ti ho detto che ho i capelli biondi, Akinator... Oh, stiamo perdendo colpi, eh. Siamo già alla 65. Ha Ok, non voglio saperne niente. Dice parolacce? No. Indosso occhiali neri? Sì, oddio, mi ero dimenticato il colore dei miei occhiali. Ha origini da... Sì. Cazzo, è Simoprax. Ora chi... Ora, andiamo a cercare... Dannazione. Oddio, mi assomiglia un botto. Ma va? Oddio, un botto mi assomiglia. Ragazzi, wow. 3 hours later. Wow, lo scorso episodio... Comunque no, secondo me non ci indovina, no, non sono assolutamente uno sportivo, ma sono assolutamente biondo, festeggio il Natale con me stesso, non sono del Sud Italia, attenzione a chi è mai stato biondo, sono biondo, te l'ho detto un secondo fa, ma anche Kinetor perde colpi, ha a che fare con te, sì, no, ma sarebbe fighissimo essere un'intelligenza artificiale, ho a che fare con Fortress, sì, dai, trovato, ma no, per forza. Questo qui non lo voglio neanche cercare. Oh, oddio! Oddio! È finito così! Se trovi il personaggio che stai cercando nella lista seguente, clicca su tutti i suoi nomi. Ok? Ah! Ma dai, Akinator, non mi hai trovato! Sei un disagiato! Cioè, non ero mai arrivato a questo punto di sfida di Akinator. Dai, Akinator! Ma stiamo scherzando, Akinator. Ora pensiamo a un personaggio famoso che indovinerà di sicuro. Pensiamo a... Proprio facciamo il classicone FaviJ. Dai, facciamo il classicone. È diventato famoso? Sì. Lo indovinerà tipo in 10 domande. Ha a che fare? Sì. No, non per Minecraft. No. Dimentica le cose. Stragenerico, non lo so. Prende il nome da una serie. No, che prende il nome da una serie? Sì. Dai, si sta avvicinando. Boom, ce lo butta lì. Sì. Che, ok. Non fa parte dei mates. Indossa collane di perle, no. Ha vinto un reality show. Non lo so se FaviJ ha vinto un reality show. Quanto sarebbe bello vincere un reality show. Inizia con la F. Sì, trovato. Ha a che fare con Pinocchio? No. Fa parte di un trio? No. Oh yeah! Presentata la Lollo. Ok, vedete, bravo. Sì, indovina FaviJ, ma non indovinare me, bravo. Stupido Akinator. Quindi amici, fortunatamente o sfortunatamente, dipende dai punti di vista, non ci siamo trovati su Akinator, però era una cosa carina, non mi ero mai cercato. Oddio Akinator, non mi vuoi bene, io so che non mi vuole bene, dannazione, ti sto osservando, voi non lo vedete ma io lo sto osservando. Quindi amici, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che un giorno Akinator possa trovarmi, io vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero alle 2:45, con un nuovo video. Ciao! E ora facciamo i conti io e te Akinator, facciamo i conti.